Ciao a tutti! Oggi vi presentiamo la frutta martorana. Abbiamo come ingredienti 1 kg di farina di mandorle, 1 kg di zucchero a velo, un bicchiere di amaretto di Saronno e 2 cucchiai di miele. Andiamo, mettiamo la farina di mandorle assieme allo zucchero a velo. Ora mettiamo in un pentolino l'amaretto di Saronno con i 2 cucchiai di miele. Mi raccomando, non facciamo bollire, solo riscaldare affinché il miele si scioglie. A questo punto buttiamo, avete visto che si è sciolto il miele? Mettiamo qualche cucchiaino di cannella, per chi ce l'ha può usare l'olio di cannella. Nello stesso pentolino riscaldiamo un pochettino d'acqua che serve per l'impasto. A questo punto inseriamo un pochettino d'acqua, poco alla volta, poi si vede dalla consistenza. Ed ora il nostro impasto è pronto, vedete, dovrebbe essere più o meno così. Non vi posso dire quanto acqua, comunque pochissimo mettendo l'amaretto. Ora prendiamo le nostre forme, mettiamo la carta velina sopra, prendiamo un pezzo di pasta, la lavoriamo un altro pochino, la mettiamo sopra e schiacciamo. Quella in più ora lo andiamo a tagliare. Ed ecco qua pronta. Ora la mettiamo in una teglia con dello zucchero a velo spolverato in modo che non si appiccichi. Andiamo procedendo con tutte le altre forme. Ed ecco pronta la frutta martorana. Ora la facciamo asciugare un pochettino, verso sera incominciamo a dipingerla. Vedete, con 1 chilo ci vengono 3 teglie belle piene. Ed ecco la frutta martorana, l'abbiamo colorata, ora la facciamo asciugare e poi passiamo il liquido. Per questo video è tutto, un bacione a tutti, spero che la proviate, è molto facile, è semplice ed è gustosa. Ciao a tutti e alla prossima!